Il gneiss è una roccia metamorfica, si forma in presenza di forti pressioni e altissime temperature. È a strati sottili orizzontali e il gneiss si usa principalmente come materiale per costruzioni ed è composto dal feldspato. Il gabbro è una roccia magmatica. Si forma dal raffreddamento del magma che fuoriesce dai vulcani. Si riconosce grazie ai cristalli visibili ad occhio nudo. Il gabbro contiene alcuni metalli rari come nichel, cromo e platino. Il calcare è una roccia sedimentaria, le rocce sedimentarie si formano dalla deposizione in ambiente acquoso di granelli di sabbia, sostanze disciolte, scheletri animali e vegetali che poi si compattano. Il calcare, usato come materiale da costruzione, si distingue perché si formano bollicine di CO2 quando si versano su di esso alcune gocce di acido o di succo di limone. Il feldspato puro è bianco, ma cambia colore quando un particolare elemento entra nella sua, diciamo, nella sua struttura. Il granato è composto principalmente da ossigeno e silicio. Le materie prime sono alla base di un vastissimo numero di beni, applicazioni e moderne tecnologie che usiamo tutti i giorni. Il rifornimento affidabile di alcune materie prime è argomento di preoccupazione nel mondo. Sono fornite dallo sfruttamento delle risorse naturali e destinate a successive lavorazioni per la produzione di beni. L'origine produttiva può essere agricola o minerari. Le materie prime possono essere di tipo rinnovabile o non rinnovabile. Le materie prime sono fondamentali per l'economia dell'Europa. Le materie prime critiche sono alla base di tutte le produzioni industriali. I conflict minerals sono minerali estratti in aree dove i diritti umani non sono rispettati e possono venire usati per finanziare guerre. Allora, i conflict minerals sono cassiterite, columbite, oro e wolframite. I telefoni cellulari, così come altri apparecchi elettronici, come ad esempio iPad o computer, che comunque sono di uso quotidiano dell'uomo, non potrebbero esistere senza i tanti minerali che li compongono. Proprio per questo è inutile cambiare un cellulare che funziona perché è solamente uno spreco di minerali, come si può vedere nella foto. Più della metà dei componenti del cellulare proviene da minerali estratti dalle miniere lavorati in un secondo tempo.